Buonasera, buonasera a voi. Allora, di recente negli Stati Uniti è intervenuto l'attore Denzel Washington, che tutti quanti conosciamo molto bene, facendo un commento per quanto riguarda la stampa. E il suo è stato un intervento durissimo nei confronti dei giornalisti americani, ma in genere un po' nei confronti di tutta la stampa mondiale. Rea, secondo lui, di ricercare non la verità, ma di propinare al lettore la prima verità che capita a tiro, perché la cosa che è più importante è arrivare per primi. Non è importante cercare di approfondire la notizia, di fare delle verifiche, ma arrivare per primi, cosa che secondo appunto Denzel Washington è estremamente pericolosa ed è una cosa assolutamente da condannare. E come non condividere questa posizione di Denzel Washington? Tra l'altro, tutte le cose che io vi dico di solito, anche le interviste potete poi sempre trovarle su internet, su Google, perché talvolta qualcuno così mi scrive: ma da dove l'hai letto? Ma che cosa dici? Io non l'ho sentito. Ecco, tutto quello che io vi dico, siccome il materiale che io reperisco ovviamente non posso che reperirlo sul web, cerco ovviamente di approfondire poi le notizie per non incorrere in errori, cioè nel senso di darvi delle fake news, ed è veramente è successo forse in 5 anni un paio di volte, tra l'altro su notizie non rilevanti. Ma in questo caso questa è proprio un'intervista fatta a Denzel Washington, che attacca duramente, come vi ho detto, il giornalismo. Veniamo in Italia, dove anche qui di recente ho assistito a delle scene incredibili, no? Ho avuto modo di parlarvi di Alessandro Sallusti, che è andato completamente fuori di cervello, forse lo è sempre stato, che ha subito un attacco pesantissimo da parte del professor Cacciari, che lo ha definito giustamente, secondo me, un demente, perché uno che ritiene che è giusto che Israele, in reazione a quello che ha fatto Hamas, stermini praticamente Gaza, compreso i civili, è solamente un demente, un cretino che può ragionare in questi termini, perché voglio dire, chiunque può capire che questo non vorrebbe dire eliminare il terrorismo islamico, non vorrebbe dire assolutamente portare la pace, ma anzi esattamente il contrario, cioè fare non il gioco di Israele, ma fare una politica contro Israele. Perché ovviamente le vittime poi sarebbero soprattutto i civili israeliani. E quindi se da una parte Alessandro Sallusti sicuramente, come ha affermato il professor Cacciari, è un demente, pensate quanto è demente uno come Netanyahu, che non riesce a capire che queste sue azioni vanno contro il popolo israeliano e che l'unica strada, come gli hanno insegnato i suoi predecessori, ma tanti anni fa, era solo quella ed è solo quella del dialogo, del confronto. Ma in Italia noi abbiamo dei giornalisti veramente che, vi devo dire, mi fanno letteralmente terrore, no? Uno come Maurizio Molinari, il direttore di La Repubblica, è un personaggio che solo quando lo sentiamo parlare vediamo il classico personaggio che si mette su un piedistallo e dice: solo io so la verità, solo io ho la verità in tasca. Di recente ho avuto modo di seguire in serata un intervento da parte di Carmen, la sorella, durante la trasmissione che conduce stasera Weekend Minzolini, nella quale, in questa trasmissione, Carmen, la sorella, credo giustamente sottolineava questo fatto che non ci sono delle prove che Hamas abbia così squartato delle donne incinte e decapitato i feti, no? E se ne è parlato, anche sul web questa notizia è apparso, ma appunto, come si dice, quando un giornalista lavora in maniera seria, la prova della prova non esiste, non c'è su questo.
ed ha subito un attacco incredibile da parte di Maurizio Molinari. Ma la cosa più incredibile, andatevi a rivedere questa puntata, la cosa più incredibile, quando a un certo punto Molinari, rivolgendosi a Carmen, la sorella, le ha detto testualmente: io ti do la possibilità di chiedere scusa e di ricrederti perché hai fatto un errore che ci può stare. Io ti do la possibilità di rivederti. Capite? Io che sono Dio in terra, ti do questa possibilità. Quindi questi giornalisti fanno paura, terrore, loro sì, perché, ripeto, ritengono di avere in mano la verità. E perché fanno paura e terrore? Non certamente per il sottoscritto e probabilmente neanche voi che mi ascoltate, che ce ne freghiamo altamente di Maurizio Molinari perché abbiamo capito chi è. Ma i milioni e milioni di italiani che purtroppo tutte le sere seguono queste trasmissioni, i milioni e milioni di italiani che ancora comprano il giornale La Repubblica e seguono Maurizio Molinari. Ecco perché c'è da avere terrore di questi personaggi, perché hanno un'influenza incredibile sull'opinione pubblica. Tornando a Denzel Washington, dobbiamo davvero dire che noi lo sappiamo da tempo, che i giornalisti, più che ricercare la verità a 360 gradi, io ho sempre parlato di verità parziali, e lui poi sottolinea la motivazione, che le verità spesso sono parziali, da un lato perché è un fatto ideologico e politico, no? Di schieramento dei giornalisti, e dall'altro perché quello che conta è essere i primi ad uscire con la notizia stessa. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata. E ci sentiamo domani.